Salve e ben ritornati all'appuntamento settimanale con Science News. In un nuovo articolo, un team di paleontologi ha tentato di chiarire le relazioni di parentela tra le specie all'interno dell'albero filogenetico dei dinosauri ornitischi. Ciò è stato possibile grazie ad una raccolta esaustiva di dati di analisi già pubblicate, una rivalutazione dei caratteri ossei e un controllo approfondito per correggere gli errori delle analisi precedenti. In questa nuova analisi, gli eterodontosauridi, il gruppo di piccoli ornitischi a cui appartiene proprio Heterodontosaurus, si collocano nel gruppo dei marginocefali, ovvero il clade che comprende forme come Triceratops e Pachycephalosaurus. Da questi eterodontosauridi sembrano discendere progressivamente i pachycephalosauri, cioè i famosi dinosauri dalla testa a cupola. Di conseguenza, gli eterodontosauridi sarebbero un gruppo parafiletico, ovvero non naturale, e si troverebbe invece alla base del clade monofiletico, e quindi naturale, dei pachycephalosauri. Inoltre, la stessa analisi riconduce le origini degli ornitopodi come i Guanodon all'inizio del Giurassico. In particolare, tra gli guanodonziani, Ctenotosaurus viene messo in una posizione più basale anche rispetto al clade dei rabdodontomorfi, come Rhabdodon. Passiamo ora ad un'altra notizia. Un nuovo articolo descrive delle piccole tracce bioerosive su un frammento osseo di sauropode mamenchisauride, rinvenuto nella formazione Cigu, nella Cina nord-occidentale. Si tratta di minuscole tracce conservate sulla superficie del frammento osseo e prodotte involontariamente dai piccoli mammiferi durante l'alimentazione. Le tracce, risalenti all'inizio del Giurassico superiore, rappresentano la prova diretta più antica di questo comportamento da spazzino nei mammiferi. Inoltre, queste tracce ampliano in modo significativo la gamma nota del repertorio di alimentazione nei primi mammiferi e fanno luce sulla loro paleobiologia e paleoecologia. Altra interessante notizia di questa settimana. Le volpi sono predatori agili e schivi, specializzati nella caccia di piccole prede. In realtà sappiamo bene che questi animali si possono talvolta comportare da animali spazzini, aggiungendo alla propria dieta il cibo scartato dall'uomo. Ci sono ad esempio casi di intere popolazioni di volpi che hanno cambiato il proprio stile di vita per adattarlo alla sopravvivenza nelle periferie urbane, dove, rovistando tra i rifiuti, riescono a ricavare molti nutrienti con poco sforzo. Un nuovo studio ha cercato di dimostrare come questo tipo di comportamento possa essere un ottimo indicatore dell'influenza dell'uomo sull'ambiente in tempi passati. Dalle analisi sugli isotopi stabili del collagene osseo di volpi vissute nel Pleistocene, i ricercatori sono riusciti a stabilire i cambiamenti della dieta di questi animali in relazione al tempo. Durante il Paleolitico Medio, quando i Neanderthal popolavano scarsamente il Giura Svevo in Germania, le volpi occupavano le nicchie trofiche nell'ambiente circostante. Durante il Paleolitico superiore, però, le volpi occuparono una nuova nicchia trofica, nutrendosi prevalentemente di renne. Questa presunta dieta a base di renna si pensa sia dovuta agli scarti della macellazione di questi animali lasciati dall'uomo, quindi indicando un aumento dell'attività umana in quella regione. L'aumento di popolazione portò ad un aumento degli scarti di cibo, una fonte di nutrimento conveniente per le volpi, proprio come al giorno d'oggi, ma senza la presenza di scarti di renna, a meno che non odiate profondamente Rudolf. Altra notizia di questa settimana. Il deserto di Atacama, in Cile, ha portato recentemente alla luce nuovi resti fossili appartenenti a plesiosauri risalenti al Giurassico superiore. Tali resti corrispondono a due scheletri assiali quasi completi attribuiti al genere Murenosaurus e delle fauci frammentarie riferibili alla specie Vignalesaurus caroli, noto inizialmente solo da Cuba. I due generi appartengono al gruppo dei criptocleididi, plesiosauri di medie dimensioni contraddistinti da lunghi colli e corte e larghe teste dotate di innumerevoli piccoli denti, utili per cibarsi di prede dal corpo molle come piccoli pesci, cefalopodi e crostacei. Questi nuovi resti dimostrano come durante l'Oxfordiano i plesiosauri migrassero tra la Tetide settentrionale ed il Pacifico meridionale, attraverso quello che in futuro sarebbe divenuto il Mar dei Caraibi. Altra notizia di questa settimana. La colonizzazione del Nord America da parte di Homo sapiens ha rappresentato uno dei più grandi passi nell'espansione globale del particolare gruppo di primati di cui fa parte, rappresentando quindi il primo arrivo di una specie di ominide sul continente americano. Un nuovo studio, su questo importante evento di migrazione, cerca di fare chiarezza sui tempi di arrivo di Homo sapiens in Nord America. Per dare una risposta a tutto ciò, sono stati utilizzati dati provenienti da 42 siti archeologici situati tra Beringia, ovvero l'antico ponte di terra che collegava l'Eurasia con le Americhe, ed il continente nordamericano. Questi dati sono stati integrati con informazioni derivanti sia dal clima passato che dalle evidenze genetiche. Il risultato dimostra che l'arrivo della nostra specie sul continente è databile tra i 26.500 e 19.000 anni fa, quindi prima, durante e subito dopo l'ultimo massimo glaciale, confermando anche che la prima popolazione umana sul territorio pare essere proprio la ben nota cultura di Clovis. Sempre secondo lo studio, l'espansione maggiore attraverso il continente si verificò però solo tra i 14.700 e i 12.900 anni fa.
Altro interessante risultato estrapolato dallo studio rivela come ci sia una stretta correlazione tra l'arrivo dell'uomo in America e l'estinzione della megafauna sul continente. Altra interessante notizia di questa settimana riguardante le specie estinte. Recentemente sono stati descritti i resti di una nuova specie di sparassodonte. Gli sparassodonti sono un gruppo di metateri carnivori estinti, imparentati con gli odierni marsupiali e vissuti in Sud America durante tutto il Cenozoico. I resti, rinvenuti in Cile, in strati di roccia risalenti alla prima parte dell'Oligocene e comprendenti un cranio ed una mandibola incompleti, sono sufficienti per comprendere meglio l'evoluzione di questi particolari animali. La nuova specie, battezzata Eumachaira molossus, delle dimensioni di un grosso diavolo della Tasmania, presenta particolari tratti che lo pongono all'interno del clade dei tilacosmilini, in precedenza chiamato tilacosmilide. Questo gruppo ebbe successo durante la maggior parte del Neogene ed acquisì particolari caratteri che conferì loro un aspetto simile alle cosiddette tigri dai denti a sciabola. Un esempio emblematico di tale convergenza evolutiva è proprio il famoso Tilacosmilus. Infine, Eumachaira, grazie ai particolari caratteri che presenta, segna anche un collegamento tra i proborianidi e i tilacosmilini, questi ultimi ritenuti ora un sottogruppo all'interno del clade proborianide. Altra notizia di questa settimana. Nuovi resti fossili testimoniano la presenza del rinoceronte di Unsheim in Serbia, insieme al rinoceronte lanoso. I resti attribuiti al rinoceronte di Unsheim consistono in denti dall'aspetto estremamente diagnostico per la specie. Più difficile è la datazione assoluta dei reperti, anche se il ritrovamento di denti di cavallo in associazione con quelli di rinoceronte potrebbero indicare un'età vicina a 600.000 anni, contestualizzando quindi maggiormente il rinoceronte di Unsheim dal punto di vista ambientale. Altra notizia di questa settimana. Il cervello umano è più grande e globulare rispetto a quello degli altri primati, oltre al fatto che possiede una struttura molto complessa che ha portato all'asimmetria dei due emisferi. Questa lieve asimmetria, detta torsione Yakovleviana, ovvero la tendenza del lato destro del cervello ad essere leggermente deformato in avanti rispetto al lato sinistro, è spesso associata anche alle elevate capacità cognitive dell'essere umano. Lo studio dell'evoluzione del cervello dei primati è molto importante, perché ci permette di capire quanto è antica la condizione cerebrale umana attuale. Attraverso lo studio di alcuni primati viventi e fossili, appare che la condizione umana attuale sia la base del clade che raggruppa l'uomo moderno, i Neanderthal e Homo edinburghensis. Infatti, da questo punto si hanno i primi accenni di una cultura umana moderna e della manualità. Bisogna notare però che alcuni accenni di queste caratteristiche morfologiche sono presenti anche in specie esterne a questo clade, per cui le dimensioni e la simmetria del cervello non sono le sole caratteristiche ad aver influito sullo sviluppo del cervello umano. Altra notizia di questa settimana. La litosfera del nostro pianeta è oggi suddivisa in vari blocchi, chiamati placche tettoniche, che danno alla superficie terrestre l'aspetto di un grande puzzle. Un nuovo studio, tramite analisi teoriche e simulazioni, dimostra però come originariamente la Terra fosse dominata da un'unica grande placca, che si è poi frantumata successivamente in seguito al calore rilasciato dagli strati più profondi della Terra. In particolare, il calore avrebbe causato l'espansione della litosfera, che si sarebbe poi allargata come un elastico fino a frantumarsi e dividersi in parti più piccole, portando all'attuale aspetto della litosfera. Ultima ed interessante notizia di questa settimana. Un nuovo studio sulle piume fossili di Microraptor ha portato alla luce importanti informazioni sulla sua biologia ed ecologia. Le piume delle ali di Microraptor venivano cambiate ciclicamente. Il fossile studiato è molto ben conservato e ha permesso agli autori della pubblicazione di osservare e studiare il piumaggio delle ali. In una delle due ali, le penne remiganti primarie non si presentano tutte delle stesse dimensioni, ma si accrescono gradualmente a partire dal gap dimensionale situato al centro dell'ala, indicando quindi una crescita graduale delle penne a seguito della muta. Confrontando questa disposizione delle penne con quella di uccelli odierni durante il periodo di muta, è apparso evidente che si possa trattare di un vero e proprio ricambio di piumaggio. Microraptor potrebbe aver utilizzato la stessa strategia di ricambio delle penne remiganti di molti uccelli odierni ben adatti al volo. Così come in molti dei moderni uccelli, per Microraptor la muta delle penne remiganti primarie evidenzia l'importanza del volo, anche durante il periodo di muta. Probabilmente riuscire a planare con abilità tra gli alberi delle foreste della Cina di milioni di anni fa doveva essere fondamentale per sfuggire ai predatori e riuscire a procacciarsi il cibo efficacemente. Bene, le notizie di oggi sono finite. Se ti è piaciuto il video, ti invito a lasciare un mi piace. E se invece vuoi sostenere noi e il nostro lavoro, ti invito ad iscriverti. Se invece ti sei già iscritto, ti consiglio di accendere la campanellina delle notifiche per non perderti nessun video. Inoltre ringraziamo i componenti del team Fabio Mongiovi, Luca De Florian, Mattia Iuri Messina, Tiziano Lolli e naturalmente il nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon inizio di settimana. E vi ricordo che come al solito, il video di oggi è stato provato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.